E noi andiamo avanti. Sì, ti rendi conto che stiamo facendo un attraversamento pieno d'Italia. Eravamo a Genova all'inizio, adesso con Giorgio Moretti eravamo a Roma, adesso andiamo addirittura vicino Agrigento con Libero. Ci sei in collegamento? Sì, ci sono, sono molto felice. Ciao, ciao, buonasera. Ciao Libero, Allora, in realtà sembra quasi di stare in Canada perché siamo anche su RaiPlay e tu hai la bandiera del Canada sì. dietro. È ovvio che la domanda Sì, dobbiamo fartela per vabbè. forza, la curiosità è ovvia. Per chi ci sta solo ascoltando, lui ha dietro una bandiera del Canada. Raccontaci. Perché questa è la mia casetta in Canada, qui siamo in Sicilia, ma siamo in montagna a 1000 metri d'altezza, fa davvero freddo. E poi sono un grandissimo fan di Neil Young e Winnipeg in Canada, la sua terra natale, Vabbè, insomma, quindi. capito. Che bello! Oh, vabbè, che storia. Senti, allora, siccome noi in tutta la trasmissione, anche con gli artisti di grande successo, ci piace raccontare come hanno iniziato, lo chiediamo anche a te. C'hai un aneddoto, qualcosa per raccontare le modalità del tuo di esordio, come hai cominciato proprio? Sicuramente avevo in testa di iniziare proprio a far sentire da subito le mie canzoni, quindi le cover le ho quasi immediatamente messe al bando, ne suonavo una ogni cinque e tentavo appunto di far degli spettacoli, delle performance sempre nuove, perché suono diversi strumenti come il didgeridoo, gli handpan, il bouzouki, il mandolino, quindi negli spettacoli poi tentavo lì di mettere qualcosa di più grosso e poi tanta gavetta, tanta gavetta. Lo so, ma Sì. quella in genere fa bene. Chi la fa poi, Vero. come dire, accumula un tesoretto poi Ecco, noi abbiamo raccontato l'esordio da di Justin Bieber, che forse non ha spendere. fatto tanta gavetta, è diventato subito una Esatto, rock, una pop e star. infatti si vede che non ho fatto gavetta. Ma questo nome Libero è un po' impegnativo, no? Perché hai scelto proprio questo nome qua? Perché me l'ha dato mio padre, si ci chiamava mio nonno, Ah, è proprio il tuo automaticamente è nome. diventato il mio nome d'arte, il mio nome, sì. Ah, bellissimo, Beh, bellissimo. infatti, perché Grazie. cambiarlo quando. No, certo, quando ti chiami Libero lo Esatto. devi tenere, Beh, certo. assolutamente. Fantastico. Senti, se dovessi definire in poche parole la tua musica, per farla così, per introdurla a chi, tra l'altro, a chi la sta per ascoltare insieme a me. Allora, sicuramente parto dalle mie radici che sono folk ed etniche per poi farle sbocciare un po' nell'elettropop e nel 2020. Hai tipo un artista di riferimento in assoluto? Tame Impala, Neil Wow. Young, ne potrei citare tanti, non lo so davvero, è un miscuglio, un Un grande miscuglio. miscuglio. Senti, allora, intanto, primo, ti ringraziamo di essere stato qui con noi a raccontarci Grazie. di te. Ti Grazie a salutiamo voi. prima di ascoltare il tuo pezzo e l'augurio più bello che mi viene in mente in questo momento è che questo pezzo, in breve giro di tempo, lo possa ascoltare Neil Young. Ma sarebbe bellissimo, Io vero? vi mando un abbraccio, grazie E mille, guarda, davvero grazie a poi è te, stato Libero. E la bellissimo. rete è talmente miracolosa a volte che chi lo sa, Chi lo sa? queste cose che un tempo erano impensabili, oggi possono accadere. Allora, ci ascoltiamo insieme. Grazie, Libero, il tuo pezzo che si titola Mantra. Il caos dentro il mio cosmo,
posto, causa effetto nell'eletto che mangia, sei la mia danza, il mio karma, l'arma che guarisce il castro dentro il mio plasma, sei il mio posto, corrisposto, causa effetto nell'eletto che tu. Il mio karma, dharma che guarisce il caos dentro il mio cosmo, sei il mio posto, corrisposto, causa effetto me l'hai detto nel tuo mantra, sei la mia danza, il mio karma, dharma che guarisce il caos dentro il mio cosmo, sei il mio posto, corrisposto, causa effetto me l'hai detto nel tuo mantra. Sei la mia danza, il mio karma, l'arma che guarisce il caso dentro il mio cosmo. Sei il mio posto, corrisposto, causa effetto nel letto di tu. Abbiamo sentito Libero con Mantra, questo è Radio 2 ed è anche Rai Play ed è per questo che potete vedere non solo noi ma anche una nostra carissima amica di Radio 2, Natalia.